Come lei saprà, Bergamo si candida a capitale europea della cultura nel 2019. Secondo lei ce la farà e soprattutto su cosa deve puntare? Ma diciamo che l'ho già detto in numerose interviste di recente, essendoci due candidature, quella di Bergamo e quella di Mantova, il mio ruolo deve essere super partes. Poi quando ci sarà la prima selezione ovviamente la regione si esprimerà e darà un forte sostegno. Mi fa piacere che ci siano due splendide città lombarde candidate, quindi spero che una delle due ce la faccia. Ma questo non può essere un punto a sfavore, due città così vicine per un unico ruolo? Diciamo che sì, effettivamente queste sono scelte poi delle varie città di presentare le candidature. Diciamo che abbiamo tante belle città che possono competere, questo è motivo di orgoglio anche per Regione Lombardia. Vediamo che vinca la migliore, come si dice. Bergamo su cosa deve puntare se vuole appunto ottenere questo importante traguardo? Beh, questa deve una risposta che deve dare il comune di Bergamo, la città di Bergamo. Ogni città penso che debba puntare sulle proprie eccellenze, ogni territorio ha dei gioielli, delle peculiarità, delle specificità territoriali. Penso che la forza di ogni territorio sia proprio quella di mettere in luce ciò che di migliore ha.